Questo sono io al mio ultimo campo con gli scout. Lui invece è Claudio. Sì, ha la faccia da vichingo, ma in questa storia non c'entra assolutamente nulla. L'ho coinvolto solo perché fa abbastanza ridere in questa foto, o almeno quanto me. Lei invece è Carolina, una delle più famose esponenti del movimento mucchifero italiano. Carolina è notissima anche come artista. Le sue opere più famose sono conosciute come Cacca su Prato o ancora Letame su Erbetta. Nonostante ciò, Carolina risulta anche essere una delle migliori risorse che ti possano capitare quando ti trovi disperso su una montagna e hai bisogno di tornare a casa. Scusi per Caserta. Scusi per Caserta. Scusi. Scusi per Caserta! Vado dritto! Grazie! Io vado dritto! Arrivederci! Io e Carolina siamo grandissimi amici, anche se dalla prima foto che vi ho mostrato non si dedurrebbe. Carolina, le voglio davvero tanto tanto bene, però purtroppo devo ammettere che ha alcuni difetti. Nonostante sia davvero gustosa, Carolina è dotata di un'arma nucleare in grado di cospargere il mondo di letame e non solo. Carolina emette anche quelli che vengono definiti peti, che in quanto tali non darebbero neanche fastidio se non fosse che riempiono l'atmosfera di gas serra. Ma se non bastasse, Carolina beve come un cammello, anche se è una mucca, non capisco perché si dica si beve come un cammello. Comunque, per produrre un chilo di carne di Carolina c'è bisogno di tanto spazio, c'è bisogno di tante risorse. Insomma, Carolina non è troppo sostenibile. Motivo per cui io credo che il futuro della nostra alimentazione sia affidato a Carlo, Tommaso, Flavio, Andrea, Luciano, non solo grilli, ma anche tarme, ma anche qualsiasi altro tipo di insetto, i quali necessitano di spazi molto più piccoli e in termini di rendimento, diciamo che sono decisamente più vantaggiosi. Dove per rendimento intendo il rapporto tra benefici, costi-benefici, si intende chiaramente quantità di nutrienti che si riescono a cacciare da un grillo e dagli insetti in generale, e per costi si intende lo spazio di cui necessitano le risorse che andrebbero a consumare. Quindi secondo me in generale finiremo prima o poi a mangiare insetti. Prova questa, bruchi con insalata! Fatto sta che i nostri amici di Italian Cricket Farm già si sono mossi da un po' e stanno iniziando quantomeno a sostituire la parte alimentare degli animali con degli alimenti per l'appunto derivanti da insetti. In particolare abbiamo visto già tempo fa le farine di grillo, me ne ho fatte vedere in diversi formati e oggi ci hanno mandato un simpatico pacco con tutta la loro nuova linea di cibo per l'appunto animali derivante da insetti secchi. Certo, ho detto e sottoscrivo che secondo me i leopardini non possono nutrirsi soltanto con insetti secchi, non possono nutrirsi soltanto con farine di grillo, però ci può stare come supplemento ogni tanto e soprattutto non ho mai detto che qui dentro c'è solo cibo per i leopardini. Adesso vi faccio vedere un po' che cosa mi hanno mandato. Allora, partirei dalla Keta Power Dust, che avete anche già visto sul canale tempo fa, nel formato vecchio. Era una scatola di cartone un po' più grandicella, era, se non mi sbaglio, un centinaio di grammi. Questa qui invece è più piccina, sono 40 grammi, che secondo me è un formato decisamente più intelligente. Che si tratta di una farina di grillo che si può utilizzare come supplemento per la dieta dei gechini o degli animali in generale insettivori. Io la do ogni tanto. Non è ovviamente un alimento principale. L'importante secondo me è basarsi su insetti vivi, quali grilli, tramite la farina, locuste e bla bla bla. Queste bustine da 40 grammi sono top, tra l'altro anche i packaging sono molto molto carini. E, come dicevo, costano sicuramente meno rispetto a quelli grandi che facevano prima, e quindi se volete provare potete farlo. Ci sono anche queste bustine adesso che sono piccine, e quindi nel caso non spendete neanche chissà quanto per fare il test. Però come dicevo, non ci sta soltanto la farina di grillo, perché mi hanno mandato anche un sacco di altre bustine. Partiamo dalla più piccina di tutte. Questa qui è una bustina che contiene grilletti micro che sono pensati per i betta, questi pesci combattenti. Io non ne ho uno, in realtà non conosco neanche persone che li abbiano qui nei dintorni per poterli provare, però sicuramente mi attrezzerò per portarvi dei contenuti anche su questi letti secchi. La bustina è da 10 grammi, ci sono i grilletti micro, quindi ce ne saranno un'infinità, visto che i grilletti micro sono micro. Qui sul packaging c'è un betta, ma c'è scritto che può essere utilizzato per tutti i pesci tropicali, e
Sì, perché no? Ci sono tantissimi animali che non necessitano nella loro dieta di insetti vivi, come possono essere ad esempio i leopardini, per cui i grilli secchi per questo tipo di scopo possono essere assolutamente validi. Questo lo mettiamo qua. Andiamo avanti, passiamo ai grilli adulti, mega packaging, con per l'appunto i grilli adulti. Qui ci sono tutti quanti i valori nutrizionali riguardanti questi grilletti. Questo pacco in particolare è rivolto alle carpe koi, anche loro non necessitano di mangiare necessariamente dei insetti vivi, per cui questi qui secchi possono fare al caso vostro. 65% di calcio e proteine, qui c'è scritto. Ovviamente non dovrei dirvelo, però ve lo dico, non sono insetti destinati all'utilizzo umano, anche se vi devo dire la verità, ogni tanto lo sfizio mi viene, però mi lavo le mani, se volete mangiarli sono fatti dei vostri, io ve lo sconsiglio. Pack è bello grande, sono 150 grammi, non ho neanche una carpa koi, però fatemi sapere con un commento se volete che mi compro un mega lago e ci metto le carpe koi. Non penso che mia mamma sia contenta. E secondo me prossimamente possiamo anche fare un test. Magari facciamo mangiare un letto del genere a un leopardino, vediamo come reagisce e perché no, facciamolo provare anche al ricetto. Quindi mi raccomando, se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale perché prossimamente usciranno contenuti anche riguardanti il cibo secco. Ripeto e sottoscrivo, secondo me il cibo vivo è la cosa migliore, però non si sa, possiamo provare. Andiamo avanti, abbiamo anche i grilli medi, questi qui per le tartarughe d'acqua. Io non ho tartarughe d'acqua, chissà che devo comprarmi anche la tartaruga d'acqua. Secondo me questi Italian Cricket Farm mi stanno mandando dei messaggi subliminali dicendomi di comprarmi altri animali. Lo hanno detto loro, non io. Anche qui abbiamo tutti quanti tutta la lista dei nutrienti. Anche qui 150 grammi, 65% di proteine. E non è finito perché abbiamo anche un ultimo pacchetto. Qui abbiamo tarme della farina secche, anche queste qui sono ad alto contenuto proteico, qui però ci abbiamo anche qualche grasso in più, ed è un prodotto pensato principalmente per uccelli insettivori, qui c'è scritto particolarmente indicato per le ghiandaie. Devo comprarmi anche una ghiandaia. Ragazzi, fatemi sapere qui sotto con un commento cosa ne pensate voi del discorso insetti come alimento anche per noi umani e perché no, lasciatemi un commento per farmi sapere se anche voi avete provato degli insetti secchi per i vostri gechini, per i vostri animaletti, se sì, nel caso, come hanno reagito. Vi ripeto, io sono un grande fan degli insetti vivi come alimentazione per i leopardini in particolare, però non so, questi insetti, questi grilli secchi qua mi stanno facendo venire un pochino la curiosità, quindi li proverò. Comunque, ripeto, secondo me i grilli vivi sono la migliore cosa. Che altro dire? Mi raccomando, se non avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, è molto molto importante. Già abbiamo superato i 4.000, se riusciamo ad arrivare a 5.000 iscritti entro fine dell'anno faccio un mega giveaway. Io ho anche alcuni baby ancora da vendere, quindi se siete interessati potete scrivermi su Instagram e vi do tutte le informazioni del caso. Se questo video dovesse uscire prima del 25 e 26 di novembre, vi ricordo che sarò a Fiano Romano, molto probabilmente anche come espositore. Con questo, ragazzi, ho parlato troppo, grazie a tutti per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video sempre qui sul mio canale YouTube. Ciao. Ciao.